Ciao bambini, come state? Questa sera ho pensato di parlarvi di un argomento molto molto importante. Sapete, me l'hanno sempre sempre detto anche la mamma, il papà, la nonna, fin da quando ero piccola. Dopo aver fatto ogni attività e ogni gioco, è molto importante lavarsi le mani. Proprio così. E in questo momento che c'è questo virus un po' strano che gira, lo è ancora di più. Allora, questa sera ho pensato di mostrare a voi e al mio caro amico Teddy come lavarsi le mani, ma soprattutto una piccola storia divertente che vi aiuterà magari a farlo col sorriso. A tra poco! C'erano una volta due simpatiche manine. Erano proprio belle, rose e piccoline. A loro tutti i giorni piaceva stare vicine, vicine a giocare. Sporcarsi nel fango e giocare senza sosta. La gioia a tutto era la loro risposta. Un giorno però uno strano virus fece capolino proprio dappertutto, anche nel paese vicino. Così mamma, papà e tutti gli amici si sono raccomandati. Per sconfiggere il virus dovete armarvi come soldati. E di che cosa? Chiesero loro. Di acqua e sapone, risposero in coro. Tutto più facile sarà con una filastrocca. Eccola qua. Con acqua e sapone, una bella schiuma. A lui non piace ciò che profuma. Ora risciacqua con molta cura, le mani pulite gli fan paura. Ricordati sempre di lavare le mani e tutti i batteri terrai lontani. Facciamolo ancora, bimbi. Con acqua e sapone, una bella schiuma. A lui non piace ciò che profuma. Ora risciacqua con molta cura, le mani pulite gli fan paura. Ricordati sempre di lavare le mani e tutti i batteri terrai lontani. Bambini, vi è piaciuta la storiella delle mani e la filastrocca per lavarle bene bene? A me, Teddy, è piaciuta proprio tanto. Speriamo che vi sia piaciuta e che l'abbiate anche già imparata, così magari la potete cantare tutte le volte che vi lavate le mani. Mi raccomando, lavatele bene e molto spesso. Un bacione e grazie di essere stati con noi. A presto!